Buongiorno, buongiorno, piena diretta. Oggi continuiamo a parlare del nostro territorio e oggi parliamo di coro. Adesso vi spieghiamo in che modo. Diamo intanto il benvenuto al mio ospite di oggi, Raffaello Benedetti, eccoci qua, direttore artistico Note Dolenti. Ciao Raffaello, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, come stai? Bene, bene. Oh, bene, bene. Intanto grazie per aver accettato questo invito. Insomma, è per noi molto importante, anche perché... Un piacere mio comunque essere qua con voi. Sì, sono contento di questo invito e... Ci siamo. Raffaello, allora raccontami un po', perché tu hai veramente tantissime cose da raccontare. Cioè, parliamo intanto di storia, perché io sto proprio mi sono un po' informato. Insomma, maestro chiaramente del coro Note Dolenti, nonché anche direttore artistico. Come nasce questo coro? Quando nasce? Soprattutto, da quanto tempo? sono passati alcuni anni. Abbiamo fatto 30 anni l'anno scorso. Bravi, applausi. 31 in realtà, perché è dal 91 che noi... Ecco, e io questo non lo sapevo, quindi la prima cosa che ti ho chiesto prima e te la richiedono, ma sei sempre stato tu dal 91? sì, il coro è nato con me e in tutti questi anni sono passate tante persone appunto al coro, e come tutti un po' i cori, è nato quasi come coro, non dico parrocchiale, però coro di paese, un po' così. E negli anni il coro si è trasformato. Sì. E ai giorni nostri siamo in 12 elementi. Certo. E ci teniamo anche a essere in pochi, non vogliamo, perché facciamo un tipo di musica molto particolare. Sì, spieghiamolo. Io la chiamo musica veloce, nel senso, veloce non nel senso che è facile, ma nel senso che un fraseggio magari molto, molto vicino, che è difficile da fare con un gruppo numeroso. Certo. Noi attualmente abbiamo dei coristi che arrivano anche da Trento, wow. Verona città, Sant'Anna d'Alfaia. Sant'Anna! Sì. bene, bello, insomma, tanta roba. Poi, insomma, adesso io, ripeto, mi sono un po' informato, però in primis, tu non lo dirai, ma te lo dico io. Allora, a quanti anni hai iniziato a dirigere un coro? Cioè, diciamola questa... No, va detta, regia, va detta. Va detta, sì, ma torniamo indietro tanto. Vabbè, non importa, non importa. Ho cominciato a 15 anni. Cioè, fantastico. A 15 anni, sì, ho fatto... il primo concorso con un coro che è quello che mi porto sempre nel cuore, che è il coro delle Rondinelle. Era un coro formato da bambini. Io ero bambino anche io a quell'età lì, 15 però anni. Tu non eri dalla parte del coro, no. Cioè, avete capito bene, cioè tu dirigevi il coro. Io ero corista in un altro coro e abbiamo fatto assieme a questi altri ragazzini questo coro delle Rondinelle, dove devo dire che abbiamo anche avuto tanti consensi. Bello. Ma è vero che comunque il maestro più giovane, cioè il direttore più giovane maestro? Sono stato il maestro più giovane, sì. Fantastico, bello, bello. E poi tante soddisfazioni, quindi da Sant'Anna d'Alfaedo, cioè io ho scoperto che sono successe cose incredibili, cioè dove siete arrivati? Cioè, perché come tu dicevi all'inizio, abbiamo iniziato un po' per divertimento, per passione, per voglia di stare insieme, però poi la cosa si è fatta importante. Siamo partiti col botto. Sì. Perché dopo un anno che cantavamo, siamo andati a cantare nella prestigiosa sala delle feste di Vienna. Bellissimo! Cioè, che non è. Non è poco. No, è tanta roba. Soddisfazione, un po' di tantissima. Paura, un po' di paura, cioè, un po' di emozione, sì. Di adrenalina, insomma. Sì, sì, anche perché andare a cantare a Vienna nel... E poi abbiamo cantato Mozart a Vienna. Cioè una sfida incredibile. Incoscienti, veramente. Una sfida incredibile. Vabbè, insomma. Diciamo che sono quelle cose che si fanno in giovinezza. No, no. Però con grande successo. Sì, sì, sì. Questo è importante. Sì, sì. Quindi, insomma, veramente tante le... soprattutto, insomma, queste soddisfazioni. Un'altra curiosità, no? Al Conservatorio di Parigi. Ti viene in mente qualcosa? Ah, sì. Che anche lì, no? Cioè, non è proprio dietro l'angolo, però... A Parigi siamo stati a cantare in più posti, praticamente, sì. E poi assieme a un altro coro c'era un concorso, sì. Un coro austriaco, siamo stati gli unici a cantare davanti agli insegnanti di un conservatorio di Parigi. Però... E la cosa è stata...
però buono, è stata bella, emozionante, oltretutto. Cioè, non sono cose, sono cose importanti, soprattutto che uno si porta sempre anche dietro, cioè ti porti un bagaglio che uno si porta per tutta la vita, quindi insomma, sì, infatti, vediamo anche la regia che ci passa qualcosa, ecco, così proprio, anche perché ricordiamo, vedo una ragazza che sta dirigendo, cosa sta succedendo qua, ad esempio? Sì, sì, non sono io, ecco, non sono io che dirige, anche perché il nostro gruppo qua è Mariangela che dirige. Sì. A volte mi viene in mente di cantare, perché non è sempre bello dirigere, a volte bisogna mettersi anche dall'altra parte. Certo. No? Allora prendo un corista e lo faccio dirigere. Bello. Come nel caso di questo video. Bravo. Quindi tu eri lì, stavi cantando in io, questo io caso. Io canto, sì, faccio, sono qua coi bassi, mi sembra, qua sì, sì, sono coi bassi. E difatti vediamo anche comunque, come dicevi, fra virgolette, pochi elementi, cioè i famosi pochi ma buoni, anche per fare determinate esecuzioni, quindi insomma è importante. Sì, sì, sì. Beh, questa è una bella cosa, anche perché sappiamo, coro sì, ma poi insomma, quante cose hai messo in piedi, stai mettendo in piedi, cioè nel senso, una dietro l'altra, no? Sì, quando diciamo che la fantasia gira, e allora proviamo poi a mettere in musica quello che ci passa, sì, per la mente. Sì. E diciamo che abbiamo fatto lo spettacolo della Buona Novella, che l'abbiamo fatto anche con dei bravissimi musicisti. Sì, che bravi, questo è una cosa importante. Molto bravi, molto bravi. Cioè non è una cosa proprio così. No, perché noi le raccontiamo un po' così, e scusami se ti interrompo, però in realtà quanto lavoro c'è dietro? Tanto. C'è lavoro, studi, impegno. Tanto, però è sempre pagato alla soddisfazione. Già. Cioè la soddisfazione paga sempre alla fine, sì sì sì. Certo. Allora dicevo appunto, sì, ritorno un attimino sulla Buona Novella, sì, che praticamente la parte della regia era di Marco Zanchi, sì, la parte musicale del coro Voci Amiche, e con questi musicisti appunto siamo partiti dal teatro di paese, perché siamo, sì, partiti dal, certo, teatro di, certo, di Sant'Anna del Faedo, e la cosa doveva in teoria finire lì, invece nei vari teatri siamo arrivati a portarla al Teatro Romano di Verona. Quella, col pienone. Cioè, bellissimo, bellissimo, una cosa che non si dimentica più. Teatro Romano, eh sì, eh sì. Beh, comunque Raffaello, permettimi, cioè nel senso, in 30 anni di questo importante impegno, insomma, le soddisfazioni ce n'è bisogno di soddisfazioni, e tu ogni anno, ogni tot anno, insomma, arriva qualcosa, quindi un bel gruppo, una bella unione. Sì, sì, diciamo che la cosa che ci fa andare avanti è proprio la novità, sempre portare qualcosa di nuovo. Certo. Sia nel mondo con la parte anche strumentale, sia anche nella parte corale, perché siamo partiti cantando come tanti altri cori. Sì. E non so, la classica montanara, diciamo, certo, che, diciamo, che comunque è un pezzo fantastico, io lo amo quel pezzo. Caspita. Lì arrivare, ora cantiamo le melodie di Pentatonix, altra cosa, capiamo, altra cosa, è un percorso che si fa così, certo, per passare magari dal quartetto Cetra, o arrangiamenti di Branduardi, o però, di Bennato, o De André. Bellissimo. Dunque la cosa ogni giorno cambia, il repertorio cambia, le emozioni cambiano. L'evoluzione c'è, sì, continua. Vedo anche dischi, cos'è successo? Svelaci qualcosa, perché allora, prego, abbiamo, prego. Abbiamo dei CD. Facciamoli anche vedere in camera. Tre CD. Oh. Allora, questo è il primo. Sì. E Lasciatevi Incantare. Bello. Che abbiamo fatto quasi all'inizio del coro, dopo, sì, pochi anni. E quello forse che mi sta più a cuore, perché è quello che... Che ci ha fatto partire, no? Certo. È quello che ci ha dato l'input per andare avanti e per sapere che eravamo sulla strada buona. Certo. Questo è realizzato tutto dal vivo, wow, come anche gli altri. Avete faticato qua, eh? Sì, ci siamo inventate le serate con altri cori che ringrazierò sempre, perché si sono prestati per fare questa cosa, registrato con pubblico dal vivo. E poi ne abbiamo fatto un altro. Prego, vediamoli, sono curioso. Siamo curiosi, eccolo qua. Questo. Oh, arriva, ecco. Greensleeves. Wow. Questo sono canti natalizi. Sì. E la cosa bella di questo disco è che con i bambini, con i ragazzini delle scuole elementari di Sant'Anna, 70 bambini. Bello, bellissimo. Abbiamo fatto una registrazione con 70 bambini e abbiamo cantato la canzone che dà il titolo al CD. Bellissimo. No, perché per qualche anno ho fatto anche l'insegnante nelle scuole. Wow. E
cioè non ti sei fatto mancare, non mi sono fatto mancare niente. Ed è giusto così. Abbiamo il terzo disco. Abbiamo il terzo disco. Che poi ormai si viene a dire disco, ma in realtà sono i CD, ok? Sì, però CD, ci capiamo, bene, dai, sì. E che, prego. E forse spariranno anche, perché questi CD qua è male. È i bello CD. Vedere un CD. Allora, poi apriamo la parentesi. Andiamo, poi apriamo la parentesi. L'apriamo però, vai, prego. Sì. Questo è Partifra del mio, che contiene due brani che abbiamo presentato nei vari concorsi. E anche il brano La Fola, che è stato premiato come miglior brano al concorso di Azzano Decimo, concorso internazionale, e l'ultimo lavoro. Purtroppo, bello, diciamo, su CD non abbiamo più fatto certo. niente come registrazioni, però insomma ci potete sempre venire ad ascoltare dal vivo, soprattutto. Sì. Raffaello, siamo quasi in chiusura, ancora pochi secondi per noi, allora la lancio lì, non lo so, noi qua tutti amici non ci mettiamo mai d'accordo, parliamo, chiacchieriamo davanti a voi, no? Quindi non so, chi volesse entrare a far parte, scoprire, sapere, cioè è possibile, non è possibile, come funziona, chi vuole imparare, chi è curioso, cioè può, com'è? Allora, chi è curioso, chi vuole imparare, chi vuole unirsi a noi, sì, anche se prima ho detto gruppo piccolo. No, ma questo non c'entra. Non c'entra, questa cosa qua non c'entra. Può venire, noi facciamo le prove a Ronconi di Sant'Anna d'Alfredo, alle vecchie scuole. Certo. Siamo lì tutti i lunedì dalle 8:30 fino alle 11:00. E chi vuole, la porta è aperta e li aspettiamo. Bellissimo. Tutti. Oh, fantastico. Tutti. Un'altra cosa volevo dire, anche per l'età. Sì, per l'età, è importante. E pensiamo che abbiamo tre generazioni, abbiamo una nonna, bellissima, il papà e la nipote. Fantastico, che figata, raga, bello. Dunque, cioè, è per tutte le età, anche insieme. Se il repertorio è, diciamo, è un po' giovane, diciamo. Sì, sì. C'è posto per tutti. E allora un applauso davvero a te e quindi grazie. Discorso, grazie davvero per essere stato qui. Torna a trovarci, mi raccomando. So che hai già delle novità, che prima mi ha vociferato qualcosa, ma adesso non le spoiler. Quando uscirà qualcosa, in maggio, in giugno, quel che è, torna a trovarci. Mi inviti, io arrivo. Certo. L'invito è già fatto, quindi mi chiami e facciamo, perché è importante raccontare del nostro territorio. Io concludo dicendo che, come tu dicevi, no, il famoso CD, i CD, i dischi, il formato fisico, io che sono amante della musica di un altro genere, non di cori, ahimè, ci capisco poco, mi piace un sacco ascoltare, questo sì. Però insomma, io lo dico sempre e spero che tu, Raffaello, poi con un'esperienza incredibile, se siete artisti, musicisti, cantanti, autori, compositori in primis, la musica mettetela sempre su un qualcosa di fisico, perché poi altrimenti sparisce, invece lì ce l'abbiamo per sempre. Questo è vero. Come un libro. Quindi che vada a sparire il CD o che torni il vinile, non importa, però fatelo su fisico, perché è importante. Come leggere un libro digitale e ascoltare la musica digitale. Piacevole, ma due cose completamente diverse. Lo prendo come un impegno, allora. Grande, evviva, evviva. Grazie davvero di cuore. Torna a trovarci. Grazie, certo. Grazie mille. A presto. Grazie a voi. E allora andiamo avanti con la musica. Ancora buongiorno, buona mattina. Ci ascoltiamo Coez 321, musica.